che stavo allenando da solo, perché insomma, per la vicenda dell'Avellino, e niente, conoscendo, insomma, ci siamo sentiti con il direttore, giusto un po' per parlare, per sentire un po', c'è stato l'interesse fin da subito da entrambe le parti. Poi insomma dovevamo aspettare un po', perché ovviamente qua ad Ascoli la squadra erano in tanti ragazzi, e quindi c'erano da sistemare un po' di cose, e niente, io ho voluto aspettare perché, anche avendo altre soluzioni, però pensavo e penso lo stesso che Ascoli sia una prima scelta, quindi prima di scegliere altre strade, visto che potevo comunque aspettare, ho scelto di aspettare, e penso di aver fatto, insomma, la scelta giusta. Andato tanto per ottenere non una ma due salvezze anche l'anno scorso, l'anno prima, abbiamo fatto secondo me un miracolo, e niente, c'è delusione, perché comunque per come sono venute le cose, per quello che ci avevano detto, quello che ci avevano rassicurato e tutto, insomma, ci siamo sentiti un po' presi in giro, diciamo, e penso che non lo meritavamo noi ragazzi, anche perché ci siamo allenati, penso, per 2-3 settimane sapendo dell'esclusione, con grande professionismo, professionalità, e facendo anche l'amichevole con la Roma, già da esclusi, quindi penso che non ci meritavamo questo trattamento, diciamo, almeno un minimo di serietà e di verità più che altro. E niente, però comunque dai, è finita così, adesso c'è solo da guardare avanti per il futuro, per l'Ascoli, per quanto riguarda me e Matteo. Insomma, tutto il ritiro con l'Avellino, poi insomma erano 20 giorni che mi allenavo da solo con il preparatore, ovviamente. E non mi sono unito, non sono voluto andare con nessuna squadra dilettantistica, perché insomma, per evitare situazioni spiacevoli, quindi ovviamente mi mancano le partite, mi mancano le amichevoli, queste cose qua, però io